Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. L'ospite di questa sera è un ospite che, devo dire, anche prima si vedeva poco in televisione perché non era uno molto comunicativo rispetto al suo successore. Poi nel periodo dell'ultimo anno si è visto ancora meno, però non è scomparso, è sempre qui ed è il presidente emerito, io lo voglio presentare così, della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi. Buonasera. 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 Presidente emerito e non consigliere di Forza Italia. Mi piace di più presidente emerito. A lei? Presidente emerito è il titolo che deriva dal nostro statuto. Sì, però potrei chiamarla in tutti e due modi. Guardi, è chiaro che tengo molto di più al titolo di presidente emerito. È un pezzo della mia vita, della mia storia e quindi per me è un bel titolo. Lei si vedeva poco anche prima, no? Però in quest'ultimo anno cosa è successo? Si è riposato? Ma la vedo più rilassato, più... Allora, non è vero innanzitutto che mi vedevo poco, anzi mi vedevo troppo con le vicende del terremoto, con la sanità, dovunque io girassi per l'Abruzzo e giravo con una frequenza direi nota a tutti, c'erano le televisioni, quindi mi vedevo sempre. Raramente partecipavo alle trasmissioni così come questa, perché ritenevo che fosse più importante che io stessi sul pezzo a lavorare. Questo è un difetto in politica, non è un pregio. E infatti lei il giorno della sconfitta elettorale ha detto: noi abbiamo fatto tante cose perché però forse le abbiamo comunicate male o non le abbiamo comunicate. Sì, va bene, questo è quello che si dice sempre anche quando si perde. La realtà è semplicemente una, che purtroppo è sempre più chiaro in Italia e non solo in Italia che governare è far credere. Siccome nessuno dei cittadini approfondisce o si dedica alle questioni pubbliche in maniera tale da discernere poi la reale efficacia di un'azione di governo, i politici fanno così. E allora puntano tutto sulla comunicazione, ha detto anche ieri Renzi, ha detto oramai sia chiaro, col sistema mediatico che c'è, quello che conta è la comunicazione. È vero che tu non puoi comunicare a lungo se non c'è almeno qualcosa da comunicare, però siccome governare e far credere, questo è il male della politica, che poi alla fine può andare bene quando tutto va bene, quando l'economia tira, quando la gente è felice, sta contenta, quando la gente non sta più contenta, a un certo punto si incavola. Però anziché modificare il suo atteggiamento, cioè di non andare più dietro a demagoghi, a imbonitori, a narratori, invece no, ci va dietro ancora di più. E questo è un perverso poi connubio, un cane che si morde la coda, alla fine succede quello che succede. Tsipras, in Grecia, beh, chi è che non avrebbe votato uno che ti diceva ti tolgo i debiti e ti aumento gli stipendi? Solo che poi la realtà esiste e non lo può fare, era impossibile prima, impossibile oggi. Renzi, chi è che l'avrebbe votato se avesse saputo che il suo atteggiamento è quello di rilanciare sempre su promesse, su ambizioni che poi non vengono? Ma anche un po' il fenomeno Berlusconi risponde a queste esigenze. E cioè D'Alfonso? Siamo sulla stessa linea, con un difetto, secondo me, che c'è accanto ad una capacità narratoria che è quindi la capacità di far credere, quindi governare e far credere, non fare realmente. C'ha una sorta di retrogusto antico, cioè la logica del padrinaggio politico, il messaggio un po' pretesco, il modo di atteggiarsi che riporta un po' indietro l'immagine del politico della nostra regione, cioè la nostra regione ci riporta un po' indietro sotto questo punto di vista. Lei sa che noi sappiamo esattamente dove è D'Alfonso in ogni momento della giornata, tutti i giorni? Questo, ce lo comunicano quotidianamente? Questo è una... guardi... c'è appunto in un sistema di questo genere è assolutamente apprezzabile una cosa di questo genere, però non è che io non si sapessi dove ero. Beh, a volte era difficile trovarla. Guardi, in regione, il presidente della regione sanno tutti dov'è, perché nel momento in cui si muove, nel momento in cui riceve qualcuno, lo sa un intero palazzo, non solo il palazzo ma sapevano anche i giornalisti. E certo, ma comunque ognuno fa la sua cosa. E poi diciamo in realtà molti degli incontri che un presidente di regione fa, molti, e quindi sono molti di più gli incontri che fa
D'Alfonso rispetto a quelli che vengono elencati, perché altrimenti sarebbe una cosa abbastanza, no, leggera, una giornata leggera, che si dica, no? Gli appuntamenti sono ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora, ma ci sono molti appuntamenti che invece sono operativi e anche riservati. C'ho l'incontro con Niccolò Pollari, che era il capo dei servizi segreti, io non potevo certo metterlo, certo, metterlo sull'agenda. O l'incontro magari inopportuno, con, soprattutto durante il terremoto, i moltissimi incontri che abbiamo fatto con ministri, parlamentari, ma soprattutto ministri, presidenti del Consiglio, non è che potevano andare su comunicati in maniera tale che subito dopo avresti avuto, non so, 10.000 persone a chiederti che hai deciso, invece era una riunione interlocutoria. D'Alfonso lo sa la cosa, D'Alfonso li mette questi incontri, certo, non quello con il che il responsabile. Governare e far credere. Sa questa mattina, per esempio, no, oggi, sa che giorno è oggi, sì? In che senso? Mercoledì delle ceneri. Ah, sì, no, credevo che mi chiedesse il giorno. No, mercoledì delle ceneri. Sa dove era D'Alfonso alle 8:30? No, ma che ne so io. Eppure ci potrebbe arrivare, se solo volesse, col ragionamento. Ma non voglio arrivarci, anche perché... Era dal vescovo di Pescara. Ha fatto bene ad andarci. Anche io mi sono incontrato con vescovo. Mi ricollego all'atteggiamento pretesco di cui... Ma no, più che pretesco è la logica, cioè è il padrinaggio politico, è l'effusione, diciamo così, l'aurea che circonda il presidente attuale, è quella di un padrino politico, che è un vecchio modo di intendere la politica, cioè far comparire una sorta di aurea di potere. Quest'aurea di potere molto spesso diventa da bonomia, da promesse, da situazioni, che porta di fatto la gente ad avvicinarsi. Quale gente? Quella che però dopo vota in funzione dei privilegi che potrebbe ottenere. Poi, quando non li ottiene, fa il moralista e si lamenta della classe politica. Cioè, qui oggi si lamentano tutti delle classi politiche. Le classi politiche in regione e nei comuni e nelle province erano elette. Quando Fiorito prende 30.000 voti ed è il più eletto del Lazio, o quando Vito Ciancimino prendeva 100.000 voti in Sicilia, ha voglia poi a lamentarsi della classe politica e della qualità della classe politica? Il problema è: in funzione di cosa vota l'elettore? Se l'elettore vota Tsipras, poi che si lamenta a fare? Cioè, alcuni a me mi dicevano: ma tu in campagna elettorale devi far sognare. Sognare, attenzione, significa prendere in giro la gente, perché vendere sogni è da imbonitore. E il sogno ti può far vincere le elezioni. Però il bravo politico, dicono che debba fare così anche a voi. Ah, debba fare così. Io non sono d'accordo. Lei forse non era politico fino in fondo. No, io non sono d'accordo. Se si misura il politico in funzione della capacità che ha di prendere voti e solamente di prendere voti, allora ha ragione lei. Però dopo non hanno diritto gli elettori a lamentarsi della classe politica. Io... voto, non ho mai votato in funzione di abbacinamenti, di gente che mi diceva ti do la luna, voglio tutto e tu mi dai tutto, mi dai una promessa, mi fai fare una cosa che io altrimenti non riuscirei a raggiungere con le mie capacità. Non ho mai votato in funzione di questo. Ho votato sempre cercando di scegliere l'idea e la persona che poteva incarnarla. Il voto a Berlusconi per me non è un voto dato in spregio, che posso dire, a tutti gli altri, nel senso che ritenevo che lui fosse il migliore. Era quello che, dal mio punto di vista di cultura liberale, era quello che maggiormente, con più probabilità della sinistra, poteva attuare delle politiche di stampo liberale, che sono quelle che secondo me fanno stare meglio le persone. Quindi, se poi la gente vota in funzione di colui che vende sogni, si merita che poi, quando si sveglia, che sono gli incubi, e non ha diritto a lamentarsi. Lei in quest'ultimo anno com'è stato? Come l'ha trascorso dal maggio dell'anno scorso fino ad oggi? Beh, insomma, allora, quando... Tanto meno stress. Allora, la cosa principale è lo stress che viene meno. Io ho due impressioni. Primo, non sento più il peso di una responsabilità enorme, un macigno. Quello che io sentivo era il dovere conseguente alla responsabilità, il senso del dovere conseguente alla responsabilità, cioè c'è il terremoto, c'è la sanità che sta in mezzo a un mare di guai, non paghi manco più tra poi gli infermieri, le cose,
e devi affrontare certe situazioni. C'è la crisi. Somatizzava molto, mi sembra di ricordare, quello che era il peso delle responsabilità. A me dicevano molti che apparentemente io sembravo rilassato, calmo, sereno. No, io no, questo non gliel'ho mai detto. Ma non sono... Nel senso che la vedevo sofferente. Guardi, io nel 2009 l'Abruzzo è retrocesso nel PIL del 7%, del 6-9%. Cioè è stato il culmine della crisi mondiale che abbiamo avuto, con, aggiungi il terremoto, aggiungi le questioni relative alla chiusura degli ospedali piccoli e pericolosi che io facevo, non perché c'era il commissariamento non c'entrava niente, era perché pensavo che così sarebbe stata meglio la sanità in Abruzzo. Bene, tutte queste cose, con le azioni della magistratura nei confronti di assessori, di cose come, hanno creato chiaramente una situazione di stress fortissimo. Quindi oggi non ho più quello stress, la responsabilità è molto minore rispetto al passato, e c'è un'altra cosa che mi insomma, io ho fatto 5 anni e mezzo il Presidente della Regione e 4 anni il Sindaco, quindi di continuo. Quindi 10 anni. 10 anni. Oggi mi sembra che la mia vita è alla moviola, cioè al ritmo rallentato. E questo è positivo. Si è riappropriato del suo studio professionale? Ma vabbè, certo. E al 50%, perché certo, poi c'è l'altro socio. No, a lavorare, questo è chiaro. Ma non è solo questo, è che i ritmi della vita sono diversi. E mi sembra di poter prendere anche decisioni meglio. Lei capisce che quando io facevo il Presidente della Regione e il Sindaco, dovevo prendere 20, 150 decisioni al giorno, molto spesso non tutte con l'adeguato livello di approfondimento che sarebbe necessario per il senso di responsabilità che ciascuno di noi ha. Poi molti non se ne fregano niente. È vero che guadagna di più oggi? No. Allora, io guadagnavo di più. Non voglio fare i conti in tasca. No, vabbè, ma i miei però faccio, esercitando la professione. Le mie dichiarazioni dei redditi rispetto che presentavo prima di fare attività politica erano pari al doppio di quello che dichiaro oggi. Quindi, ma questo non vuol dire niente, non c'entra niente. Io ritengo che il privilegio e l'onore quindi di essere presente. Lei prima di entrare in politica guadagnava il doppio di quello che guadagna oggi. Significa che in questi 10 anni il suo studio ha perso clienti. No, sono io che ho perso fatturato, io ho fatto meno prestazioni, lei è ovvio. Ha perso fatturato. Io personalmente, anche perché ho ridotto le mie percentuali di studio. E quindi guadagnava molto di più prima. La politica è stata un danno quasi. Dunque, da un punto di vista economico, sì. Da un punto di vista di esperienza di vita, di umanità, di comprensione dei meccanismi che regolano la nostra vita civile e sociale, è stata un'esperienza incredibile. Io ho fatto il G8. Ho fatto il commissario alla ricostruzione, ho fatto il commissario alla sanità, io ho gestito come commissario, quindi con atti monocratici, 15 miliardi di euro in 5 anni, più del bilancio dell'ANAS nei 5 anni, dell'ANAS italiano. E ho avuto esperienze incredibili che mi hanno portato a crescere da un punto di vista umano e anche culturale. Cioè non sono più il becco giallo che sta in mezzo alla strada e che dice ma che ci vuole risolvere quel problema, che ci vuole risolvere con quell'altro, oppure se noi facciamo questo, ti rendi conto che il mondo è di una complessità tale, di una velocità tale, e ti accorgi anche di quanto è indietro il paese, le norme che regolano il paese. Lei può avere lo studio commercialistico più importante d'Italia, non avrebbe mai incontrato Obama, ti rendi anche conto che il potere che tutti pensano l'abbia il politico, invece è l'unico, semmai cioè un po' di potere ce l'ha, molto lomillante il politico, un po' di potere ce l'ha, ma è l'unico potere controllato dall'opinione pubblica. Altri poteri, oggi addirittura più importanti e più in grado di incidere sulla vita delle persone, altri poteri non sono controllati dall'opinione pubblica. Cioè il politico oggi è l'unico che gli fa i peli, in sostanza, ma parliamo un po' al di fuori del lessico, no? Sì. Fa i peli al politico di quello che fa la sera, quello che fa la notte, quello che fa... Ma il politico è una parte della classe dirigente e il potere di incidere sui fenomeni sociali, economici, oggi è molto marginale quello che è del politico. Io la cosa che troverei difficile, ma per come sono fatto io,
trovare gli stimoli giusti. Oh, non mi riferisco solo ai magistrati, No, mi riferisco ai poteri economici, mi riferisco a lobby organizzate, ai famosi... No, però il potere inteso in un senso o nell'altro, è proprio per questo... riferendomi al potere che un politico e un presidente della regione ha, perché il potere del presidente della regione è un potere reale, poi, no? Perché governa la regione. E io troverei difficile entrare nell'aula dell'emiciclo, no? E sedermi, una volta provato il potere, sedermi tra i banchi dell'opposizione a fare il consigliere normale. No, ma questo non è così. Ecco, io non troverei difficile, lei non lo trova invece. No, allora, intanto la politica io non l'ho mai... Non le fa brutto? Allora, la prima volta che è entrato non le fa brutto? Le assicuro di no. No. Guardi che quella poltrona da presidente della regione è una poltrona, sì, che uno vede prestigiosa, ma quanto scotta lo sa solamente il presidente della regione. Gli aculei che c'hai quando ti ci siedi è tutta un'altra storia. Sì, scotta e scomoda, tutto quello che vogliamo, il fatto stesso che lei... No, come ma è la politica che è fatta così. La politica, per chi la vive in modo normale, non in modo... cioè chi non è abbacinato dal potere, perché c'è chi trova motivazione solo nel potere. Poter disporre della tua vita, a te darti un vantaggio, a te negartelo. E qui c'è gente che... no? Vive di questo, ma è anche uno status sociale, no? Gente che con la politica magari migliora le proprie condizioni patrimoniali, voglio dire, ok, senza arrivare alle corruzioni, però questa parte della politica è una parte che io non ho, non questo fascino in questo senso, no, per me la politica è una lotta di idee e di fare, cioè tu hai un obiettivo, hai una visione di società, per... realizzarlo devi arrivare al potere, devi avere il potere di poter agire, perché se non hai il potere di poter agire, quella visione, quel modello di società non lo puoi costruire. Allora è un mezzo, non è un fine, il potere per me. Quando tu perdi le elezioni in politica però, è come una competizione, puoi vincere, puoi perdere, non è detto che le tue idee possano sempre riscuotere un consenso. E allora una volta sei all'opposizione, una volta sei al governo, non c'è niente di strano, anche perché la dignità è la stessa. Cioè nel momento in cui tu fai l'opposizione hai un ruolo dignitoso. Quando fai il presidente della regione hai un ruolo prestigioso, oltre che dignitoso. Ma in questo non ci vedo niente di strano. Poi io lo sono già stato. Cioè se non lo fossi mai stato, potrei dire, io sono stato opposizione anche al comune prima di diventare sindaco. Sì, però poi ha fatto 10 anni di governo, sia in città, a Teramo, che alla regione. È difficile tornare indietro, ma no, è sempre difficile. Assolutamente no. E io la invidio sotto questo aspetto. Assolutamente no, perché, te lo dico, perché ritengo anche che il ruolo sia un ruolo importante. E poi anche perché, stare al vertice. Vedi, la gente se la prende a torto o ragione, perché non è in grado di distinguere le cause e gli effetti. Oggi, per esempio, la gente c'è la crisi e se la prende con chi governa. Le cause di questa crisi vengono da lontano. L'ho sempre detto, non sapendo distinguere il caso e l'effetto, te la prendi con chi governa. Chi governa e si trova ad affrontare, lo ripeto ancora, la crisi più grave del paese e la gente la dà colpa a te, come se tu potevi far diventare l'Abruzzo la Germania mentre il resto dell'Italia poteva rimanere come la Grecia o come l'Italia in sostanza. C'è un sistema sanitario, ripeto, dove devi intervenire in modo impopolare, ma per cercare di salvarlo, il sistema sanitario. E la gente non si rende conto che se gli togli l'ospedale, si pensa che tu gli stai danneggiando la vita, invece gli stai creando le premesse per cui la vita la possa mantenere meglio, cioè possa essere curato meglio. Perché non c'è nulla di illimitato, i fondi non sono illimitati. Se tu vuoi investire in una TAC o vuoi comprare 100 milioni di nuove TAC, che sono quelle che ti salvano la vita, non è che ti puoi permettere pure altre questioni che magari non... Cioè tutte queste cose alla fine sono talmente pesanti che è un periodo di... E poi penso anche un'altra cosa, che l'alternanza è una cosa importantissima. Ma questo è il bene della democrazia, il bello della democrazia. No, per 40 anni in Italia non ce l'abbiamo mai avuta l'alternanza, ce l'abbiamo avuta solamente quando è arrivato Berlusconi. Ecco, questo è un momento del passaggio di consegne tra lei e D'Alfonso, no? Sì. È stata una giornata particolare questa, perché
lì si finisce di governare e si passano le consegne. Di cosa si è riappropriato in questo anno in cui non è stato più presidente della sua vita? Ma della mia vita sul serio, cioè delle mie... io ritengo che ho recuperato quella che ho definito in un'occasione la straordinaria normalità. Quando fai il presidente della regione, almeno come lo facevo io, ero dedito solamente ai problemi collettivi. La famiglia, non... Famiglia, momenti, diciamo così, dedicati a te stesso, pause di riflessione, concerti, che ti posso dire, un concerto di musica classica, l'ascolto della musica classica, degli hobby che ciascuno di noi ha, erano banditi. Io per un anno intero non c'è stata una domenica, un 25 aprile, il 1 maggio, Natale, il Capodanno, che non ho fatto al lavoro. Cioè il 2009, in maniera particolare, mi ricordo che, e anche una parte del 2010, non c'è stato un giorno, una festa comandata, che io sono stato in famiglia. Ho ritrovato le mie figlie. Quindi diciamo che è bene che la politica sia così, anche perché... Anche se tu devi portare... le ha ritrovate, le ha lasciate che andavano a scuola, adesso magari vanno all'università. Quindi... per fortuna che le ho ritrovate, perché se avessi continuato... Allora, ci sono due cose importanti. L'impegno pubblico è straordinariamente motivante. Se a questo ci aggiunge anche una crescita del tuo livello patrimoniale, allora c'è un'altra motivazione. Nel caso mio c'era solamente l'impegno, diciamo così, l'impegno pubblico, la responsabilità, il prestigio, l'onore di fare il Presidente della Repubblica, della Regione. Oggi ritengo che sia giusto che ci sia un periodo di... Dopo 10 anni di impegno pubblico ho bisogno anche di coltivare la mia vita personale, la mia vita privata, di riprenderla. Vedi, io lo posso fare perché ho una professione. Il problema è per chi invece nella politica ci guadagna e pensa di farla a vita. E ci investe. No, ci investe. Molto spesso i soldi, investe nel come senso, ti arrivano i soldi? Ci investe nella con la vita. Cioè, no. Faccio un esempio. Si ricorda quando tanti anni fa, cioè, la Democrazia Cristiana, non c'era il finanziamento pubblico dei partiti, non c'era nessuno dei partiti che ti finanziava una campagna elettorale, come è accaduto a me, no? Certo. E come finanziavi le campagne elettorali? Che sono molti soldi. Dispendiose. Ce li mettevi tu? No. Eri in mano ad alcuni poteri che in qualche modo condizionavano poi la tua libertà di agire. Oggi, per esempio, le campagne elettorali si vincono se c'hai più soldi, perché il fenomeno della comunicazione. Ma questi soldi li accetti da tutti? E questo è il problema. Sei legato a lobby importanti che possono in qualche maniera favorirti, e poi cosa si aspettano da te per avere questi, magari queste regalie, questa per questo che di lei si dice, sì. Io non faccio fatica a pensare che sia vero, che lei in 5 anni di governo della regione non ha mai voluto incontrare gli imprenditori abruzzesi. No, non la metta per così. Paura no, che... no, alcuni imprenditori abruzzesi. Allora, la regione Abruzzo è stato oggetto di un saccheggio decennale. I politici avevano interesse ad avere i voti, non avevano interesse ad avere i soldi della regione. Chi è che avevano interesse ad avere i soldi della regione? Le categorie. Alcune, diciamo quelle che sono le corporazioni in generale, e poi in alcuni settori gli imprenditori. I settori più a rischio, nell'ambito dei settori economici più a rischio di perverso connubio tra politica e imprenditoria, sono la sanità, sono i rifiuti e sono il mondo dell'edilizia, delle opere pubbliche. Questi ultimi oggi, i primi due sono quelli che ancora... No, no, questi avevo difficoltà a incontrare. E se li avessi incontrati, anche perché sapevo quello che avrebbero voluto da me, no? Cosa avrebbero voluto? Più soldi per la sanità privata, ovviamente.
Io invece, come entrai nel 2010, come entrai come commissario nel 2010, siccome qua in Abruzzo non ci sono i contratti con la sanità privata, cioè noi paghiamo centinaia di milioni di euro a degli imprenditori privati senza avere un contratto. Ma la pubblica amministrazione ha un contratto, lo fa anche con un, per acquistare, senza gare e senza fare un contratto. Cioè, per acquistare la carta igienica. Voglia a tutti i costi che si fece il primo contratto 2010, mi sono beccato la violenza privata nei confronti delle cliniche private. Da stoppo, perché ci dobbiamo fermare per la pubblicità, da qui ripartiremo. Ma faccio dire una cosa, sì. Nel 2014 sono andato via, i contratti non sono stati fatti e nel 2015 ancora questi contratti non ci sono e c'è una legge che dice che se le cliniche non firmano i contratti, per legge bisogna iniziare la procedura di disaccreditamento. Perché? Linea alla regia. Chiodi, ci eravamo lasciati sulle cliniche private, no? No, vabbè, andiamo oltre. Andiamo oltre. Il suo rapporto con Forza Italia? Allora, francamente, il mio rapporto con Forza Italia è un rapporto che ho costruito col presidente Berlusconi. Io sono stato eletto senza essere iscritto a nessun partito, Sono stato scelto dal presidente Berlusconi, che non ero nemmeno iscritto a nessun partito, lei lo sa. Però poi è entrato a far parte del direttivo nazionale. PDL. Sì. Ora è Forza Italia. Oggi è Forza Italia. Il mio rapporto quindi era col presidente Berlusconi e con Gianni Letta. Non faccio vita di partito, non ho mai fatto vita di partito, soprattutto a livello nazionale. Partecipavo all'ufficio di presidente, anche lì ho imparato tante cose. Io lì ho visto momenti della storia della nostra vita repubblicana. Ho partecipato anche all'elezione del Presidente della Repubblica. Voglio dire, sono questioni che mi sono preso, per quel giorno c'è anche il peculato, Sì, perché c'è la richiesta di peculato, perché non avrei giustificato perché ero a Roma e quindi, cioè, vabbè, insomma, le varie cose si chiariranno, questo non è un problema. Però ho partecipato anche, esperienze straordinarie, che sono certo, bagaglio culturale. Lei con quei viaggi, poi dopo li vedremo, ma anche le relazioni che oggi ho sono straordinarie. Chi avrebbe mai potuto pensare di avere con i vertici di Invitalia, con i vertici del sistema bancario, con i vertici della protezione civile? Cioè, voglio dire, c'è stata una situazione direi straordinaria. Lei ha incontrato l'uomo più potente del mondo, no? Quindi, chi è? È Obama. Lo dice lei. Papa ha incontrato anche, quindi i due uomini più potenti del mondo. Io ho incontrato 5 presidenti del Consiglio dei Ministri, ho incontrato, ho incontrato il presidente Obama, ho incontrato la Merkel, ho incontrato il presidente di 32 presidenti, capi di Stato, due papi. No, ovviamente un papa per tre volte. Lei ha incontrato sicuramente Benedetto XVI. Ratzinger per tre volte. Vabbè, ma non è tanto quello. Adesso a me mi diceva il rapporto col partito. Io non sono rimasto nel partito. Ecco, le mie rimirazioni nel partito sono quelle. E qui in Abruzzo direi che stiamo vivendo una crisi che è uguale a quella nazionale. Ma cos'è che pagate? Paga Forza Italia? Allora, paga due cose. Questa assenza di Berlusconi, perché? Non è un'assenza, no. Paga senza forzata. Allora, paga il fatto che Berlusconi non è più percepito come un leader sul quale investire. La sua età è tale che lo porta ad avere meno credibilità in questo senso. Secondo, gli è venuta meno anche quella forza propulsiva in termini di credibilità della rivoluzione liberale. Cioè, voglio dire, tu sei stato al governo 9 anni, no 20, come dicono gli altri, non dico il ventennio berlusconiano, no, ci sono stati 10 anni la sinistra e 9 il centrodestra, ma in quegli anni non sei riuscito, anche se tu avessi voluto, lui ha voluto, io l'ho visto, voleva, non è riuscito per il sistema parlamentare, difficoltà di relazione con gli alleati, di fare quella rivoluzione liberale, e oggi non sei credibile se la riproponi, quindi paga questo. Paga una classe dirigente che secondo me non è all'altezza della situazione. Tutti quanti dicono, caspita, ma Berlusconi non ha individuato un leader, un successore. Guardate che i leader non è che si inventano, si dice allora tu sei leader, ti metto la bacchetta sulla spalla. Il leader esce fuori da un confronto. Non è uscito fuori da Forza Italia. Allora, in questo momento noi paghiamo questo.
Alfano non è un leader, diciamoci. Il centrosinistra ha trovato il... Allora, sempre per le ragioni che l'ho detto, che governare è far credere. È sempre per il fatto che gli elettori ancora non lo capiscono e quindi votano chi fa Sognano, chi ha la credibilità poi per fare le cose. Tant'è vero che votano anche quelle persone che prima l'hanno fatte sognare, poi non hanno realizzato le cose che hanno fatto, poi le rivotano magari ugualmente se rilanciano sul sogno. Renzi è un caso eclatante, no? Renzi ogni volta annuncia la cosa, non la fa, nel momento in cui bisognerebbe fare un fact-checking, vedere che non l'ha fatta, ne rilancia un'altra, a parole, tutto, a parole un santo, a parole straordinario. La narrazione, è possibile che la gente non si accorge che è narrazione totale? No, voglio dire, quindi, tornando al nostro discorso, oggi loro, prima si vincevano, le elezioni si vincono, l'80% sei il leader, per l'80% conta il leader e per il 20% conta l'organizzazione. Il centrodestra aveva il leader Berlusconi, il centrosinistra non aveva il leader. Però aveva un'organizzazione di partito. Sì, ma perdeva, infatti perdeva, perché conta il leader. Oggi il centrosinistra ha il leader, il centrodestra non ce l'ha e non ha l'organizzazione. Quindi in questo momento è così. Dove cambierà l'aria? Quando cambierà l'aria? Quando verrà meno la forza ingannatrice, imbonitrice, demagogica di Renzi, che alla prova dei fatti si rivelerà per quello che faceva sognare e poi non c'è riuscito a farlo. A questo punto l'elettore cambierà. Spero che non vada alla ricerca in un altro imbonitore, perché se no di che si lamenta? Salvini è un leader. La gente vota Grillo. Salvini è un leader secondo lei? No, non è un leader, perché il leader non è quello che dice le stupidaggini in maniera roboante e tu abbocchi e vieni dietro. Il leader è quello che come posso dire, dice le cose realizzabili e la gente gli va dietro, non perché lo fa sognare, ma perché ha la credibilità di, che farà quello che dice, e quindi alla quale dice: bene, a te ti metto in mano una situazione perché penso che tu sia in grado di portarmela avanti. Tsipras è un leader? No! Cioè, che cosa ci vuole a vincere le elezioni, ripeto, promettendo di aumentare gli stipendi e non far pagare i debiti? Ma lo votavo pure io se fossi stato un becco giallo. Ma la cosa che era impossibile quando la dicevi rimane impossibile anche quando poi vai a governare. Allora, io sono del parere oggi, e lo dico senza tema di smentite, almeno per quanto mi riguarda, non sto facendo questo e non ti fa prendere voti quello che sto dicendo io, che se c'è una persona che io ho incontrato in questi 10 anni di mia esperienza politica che cerca di fare gli interessi pubblici e gli interessi collettivi, questo è il politico. Nessun'altra persona che non abbia una responsabilità politico pubblica tende a fare gli interessi collettivi. La società civile dalla quale io provengo e nella quale pensavo che ci fosse una sorta di superiorità rispetto alla società politica ha a cuore solo gli interessi propri e non gli interessi della comunità. Invece oggi si pensa a tutto il contrario, e quindi si andrà dietro sempre agli imbonitori, a quelli che dicono i politici tutti scadenti. Ma chi li elegge i politici? Se rimettete le preferenze, che tutti quanti dicono io mi voglio scegliere il mio parlamentare, in realtà uno si vuole scegliere il parlamentare perché pensa poi attraverso quel parlamentare di ottenere i privilegi o comunque dei vantaggi o delle difese, quello che ti pare. Ma il voto è clientelare. E allora dopo ti dimentichi della classe politica? La classe politica è il frutto dell'elettore. Qualcuno mi dice, sì, ma quando le liste sono bloccate, la lista, infatti anche quello è un suo difetto. C'è un solo sistema che potrebbe contemperare le due esigenze, l'uninominale, a turno unico, secco. Io partito indico Giovannozzi come mio candidato, il centrosinistra indica D'Alfonso, ok? E la gente vota te o lui. Ma io, partito, siccome c'è il voto da dare, ho la spinta a candidare la persona valida, a candidare Giovannozzi, perché... Un po' come era una volta. Non la, come si dice, la igienista dentale, perché la igienista dentale
non me la vota nessuno, vincerebbe facilmente l'Alfonso quando registra la Vendaglia. Ecco. La Minetti dei... Quindi l'uninominale, io credo, che sia l'unico sistema che contempla le due cose, tant'è vero che è il sistema che hanno i paesi anglosassoni. E i paesi anglosassoni sono quelli che fanno stare meglio al mondo i cittadini. Dov'è che vivono? Però noi l'avevamo così, l'abbiamo tolto. L'abbiamo tolto, appunto, sì, perché... Beh, certo, l'Italia è un paese che vive di teorie, belle teorie, ma poi non è realista. Voglio fare un esempio, volevo dire, i paesi che stanno meglio al mondo, perciò io sono liberale, dove i cittadini stanno meglio sono Canada, Australia, Nuova Zelanda, Inghilterra, Stati Uniti. Ehi, tutti questi sono, diciamo, quelli che attuano più degli altri, quelli che sono, diciamo, le visioni liberali, sia della società che dell'economia, e stanno meglio. Però dove la politica sociale è più sviluppata, per esempio, sono Svezia, Finlandia. Sono liberali, rispetto a noi sono molto liberali. Io ho detto, loro sono i campioni del liberalismo e del liberismo. Poi ci sono, ma anche la Germania rispetto a noi è liberale, ma di gran lunga. Noi avevamo ancora l'articolo 18, cioè loro da Schröder, 2003, governo socialdemocratico di sinistra, Blair, inglese. Blair era il capo del partito laburista inglese. Era molto più liberale del nostro partito liberale. Non parliamo di Forza Italia. Quindi che vuol dire? Ed era lì la sinistra inglese. Negli Stati Uniti, Obama, rispetto a noi, è il simbolo del no, sono molto più liberali di quanto siamo noi. Noi siamo clerico-socialisti. Siamo stati per 40 anni clerico-socialisti e una 40, 50, 60 anni un paese. E non fa prima a dire che siamo questo, stati per 40 anni democristiani. Clerico-socialisti, non basta democristiani, democristiani c'erano tutti. Clerico-socialisti è destinato inevitabilmente a declinare. Perché tanto non è che puoi vivere mettendo tutto a carico del pubblico, spesa pubblica per alimentare le corporazioni, per accontentare tutti, e debito pubblico da scaricare sulle future generazioni. Questo è il socialismo. In cosa l'Abruzzo è peggiorato in questi 10 mesi e in cosa è migliorato? Allora, sanità, direi, sono soddisfatto, perché mi criticavano su tutto, hanno messo il mio piano operativo 2013-2015 nel loro documento di programmazione economica e finanziaria, quindi stanno facendo le stesse identiche cose, sbagliando in due aspetti. Uno, la chiusura dei punti nascita così come la stanno facendo. Due, l'introduzione della compartecipazione per la riabilitazione dei disabili e degli anziani. Sono cose che io mi sono rifiutato di fare. E non è vero che sono obblighi del commissariamento. La seconda forse creerà qualche problema ai sindaci. Non lo so, sicuro, ma a me mi interessa più i cittadini che i sindaci, più i disabili che i sindaci. Voglio dire, e come giustificano questo? Dicendo, ma il commissariamento che ce lo impone, quando usciremo dal commissariamento? Uè, il commissariamento ti impone anche di fare i contratti con le cliniche private. Però lì non le fai. Quindi non è che diventi forte con i deboli e debole con i forti. Quindi questa cosa non mi piace. Però per il resto non stanno facendo, non hanno riaperto gli ospedali. A Pescina hanno fatto le campagne elettorali dicendo è stato eletto il loro sindaco che faceva la battaglia contro me, veniva al centro-destra, lui del centro-destra, è stato eletto nella lista civica di Alfonso perché contro Chiodi che aveva chiuso l'ospedale a Pescina. Non l'hanno riaperto, a Tagliacozzo non l'hanno riaperto, a Guardia Crea non l'hanno riaperto, se lo vogliono lo riaprissero. Sulla chiusura dei punti nascita invece lei è contrario a questa... Io non l'ho fatto, mi rifiutai a farlo perché ritenevo che non fosse necessario. Noi assicuriamo... Da quando ci sono io ho lasciato la sanità che è in equilibrio con i conti, cioè la sanità abruzzese non ha più un problema di equilibrio. Se tu sei tra le 5 regioni italiane che sono in equilibrio, ti presenti al governo, anche se sei commissario, poi commissario è il presidente della regione, non è che il commissario è Cottarelli, va là e dice: signori, che volete? Io sono tra le 5 regioni italiane che assicuro l'equilibrio. Di che vogliamo parlare? Parliamo della Puglia? Parliamo della Campania? Parliamo della Sicilia? Parliamo forse oggi anche della Liguria? Cominciamo a parlare della Toscana? Attenzione, quindi non è vero, quello che dicono non è vero, ci vogliono anche un po' di coglioni. E gli abruzzesi questo perché non l'hanno percepito? Ma perché nessuno sa quali sono gli interessi, i propri interessi di lungo termine. Allora, lei pensa che l'ospedale, faccio un esempio, Gissi, che faceva 2 ricoveri e mezzo al giorno con 166 dipendenti
Ed era un ospedale, oltre che dispendioso, lei capisce, molto clientelare. Vabbè, la località, la località dice ma Pescina tutto, lo stesso, no? Noi c'eravamo tanti primari, c'eravamo più primari di noi dell'Emilia Romagna, insomma, lasciamo perdere. Lei pensa che... L'ospedale di Gissi ha una matrice ben precisa. Faceva un'operazione, non so, una casistica molto limitata, faceva pochi interventi, poche operazioni. Lei pensa che è un ospedale sicuro? Cioè, io voglio andare da un primario, da un'equipe che fa centinaia, migliaia di operazioni l'anno, perché ha visto tutte le cose che possono accadere, non a quelli che operano in modo sporadico. Per esempio, vabbè, ce ne sono tanti esempi a fare, questo non l'ha capito perché, anche perché non l'hanno fatto capire, il centro-sinistra su di me ha fatto delle battaglie incredibili su questo. Oggi non ha modificato nulla. Allora, mi dico, possibile che un elettore, nei paesi anglosassoni questo non sarebbe consentito, non si rende conto che un politico perde di credibilità se quando sta all'opposizione dice una cosa e quando poi sta in maggioranza ne dice un'altra? Se volessero essere credibili, coerenti, persone serie, oggi il centro-sinistra non dovrebbe mettere il mio piano sanitario nel suo documento di programmazione economica e finanziaria, dovrebbe gettarlo al macero, riaprire gli ospedali, rifare unità operative complesse, fare tutte quelle cose per cui per 5 anni mi ha rotto gli testicoli così, con la complicità di una stampa non faziosa, c'è pure quella faziosa, c'erano i giornalisti, un messaggero che erano proprio funzionali alle logiche di partito. Non sto parlando, ho detto di alcuni. Se voi potete parlare male di alcuni politici, io non posso parlare male di alcuni giornalisti. Non facciamo che ci sono le caste qua, no? Non è un problema di caste, che non si può difendere. No, ho detto alcuni, non ho detto. Ma che non approfondivano. Cioè, quindi non ho detto quelli che non approfondivano, abboccavano a questa cosa. Ma secondo lei un politico che vorrebbe anche prendere i voti e che vuole fare le cose fatte bene, secondo voi va a chiudere un ospedale perché si vuole dare vuole male ai cittadini, si dà una cosa sulle... No. Dice, ma lo sta facendo per mettere in equilibrio i conti della sanità. Ma mettere in equilibrio i conti della sanità è la garanzia della permanenza del sistema sanitario pubblico. Nessun sistema sanitario, a meno che nella mentalità dei clerico-socialisti, può rimanere in equilibrio per sempre, garantire le sue prestazioni facendo deficit ogni anno. Non è possibile, è irrealistico, è far sognare la gente, vendergli fumo. Non è possibile. Adesso che entrerà in vigore la compartecipazione, la compartecipazione nelle spese dell'assistenza ai disabili, no? Quello di cui parlavamo prima. E cosa pensa che accadrà? Ma non lo so e adesso non me lo pongo perché non me lo voglio. Volevo oggi dire un'altra cosa. Lei mi ha detto altre questioni sulle quali si sta andando bene. Beh, allora, sui porti abruzzesi, le chiacchiere se ne sono state fatte, se ne fanno, non si fa niente. Sulle oggi c'è stata la consegna, consegna dei lavori per il dragaggio al posto di Pescara. No, 9 milioni di euro messi da noi, messi da me. Cioè, quelle cose. Allora, io metto i 9 milioni di euro nei fondi FAS per il dragaggio. Prima o poi la consegna parte, questo non c'è un bel dubbio. Un fatto poi, io parlo di decisioni politiche, cioè interventi politici. Io non faccio io la consegna non la fa nemmeno la regione. La consegna li fanno, così come adesso ho visto annunciare i fondi per il Ruzzo per i 33 milioni di euro. Sì, lo so, beh, sono quelli per cui abbiamo combattuto e che stanno nei nostri atti di programmazione dei FAS. Quelli che si stanno spendendo oggi, le consegne che le vede, sono tutte le nostre scelte politiche, che poi si traducono in fatti. Ma non è questo, appunto dicevo, sulle infrastrutture, sul sistema ferroviario, gli ospedali. Mi si ricorda quando i 5 nuovi ospedali a me mi criticavano, Chiodi fa campagna elettorale e dice le bugie, Pinocchio. Non era Pinocchio, stavano là i Doddi, è vero che adesso loro li hanno messi nel documento di programmazione economica e finanziaria. Avevano fatto anche il disegnino. Hanno fatto pure il disegnino. Allora, non vedo un sacco di chiacchiere, vedo toscanizziamo l'Abruzzo, vedo neologismi che possono in qualche maniera suggestionare chissà che cosa, ma di concretezza
praticamente zero. Difficile pure criticare. Nell'agricoltura, niente. Nei settori economici, nulla. Per quanto riguarda le politiche sulla formazione e sul lavoro, zero. Allora, però vogliamo toscanizzare l'Abruzzo. Domani sposteremo l'asse dicendo, non so, che faremo, chissà, le famose alleanze. Ci stiamo, alleando con la Croazia e facciamo un protocollo d'intesa con la Croazia per delle questioni strategiche del valico. Sì, ok, oggi ancora nulla. Però non c'è da condannare, perché un anno non è che può fare miracoli. E allora, quindi, quello che voglio dire è che non vedo nessun cambio di passo, vedo una stasi, vedo un'assenza sui tavoli nazionali incredibile, non contiamo praticamente nulla. Piano Juncker, l'Abruzzo zero. Il Presidente della Regione, in maniera roboante, aveva detto l'Abruzzo non si farà trovare impreparato, zero. Cioè il piano che l'Italia ha mandato non riguarda l'Abruzzo, cioè non c'è nulla che riguardi l'Abruzzo, si è fatto trovare impreparato. Altre questioni sui tavoli nazionali, la ricostruzione. La ricostruzione, le battaglie che abbiamo fatto per avere 10 miliardi di euro, è stata l'ira di Dio. Eravamo sui tavoli nazionali, Renzi l'hanno annunciato 4-5 volte, che veniva, ma poi non ci si vergogna più di nessuno, Renzi verrà il 14 ottobre all'Aquila e poi non viene. Cioè io non mi sarei mai sognato di fare annunci senza avere la certezza matematica che un premier sarebbe venuto. E quando fu annunciato Berlusconi poi venne. Ma ci mancherebbe altro, a parte. Non è questo. Sui tavoli nazionali siamo completamente assenti. Sul trasporto pubblico locale, ma è una riforma, ecco qui, poi i giornalisti abboccano, io no. Ma può essere una riforma del trasporto pubblico locale la fusione delle società? La fusione della società è un mezzo per fare una riforma, ma la riforma si deve fare. La riforma non è fondere due società. Io pure avevo fuso le ASL, e che era la riforma quella? La riforma era poi chiudere gli ospedali, i decreti sull'appropriatezza, intervenire sull'abitazione, intervenire sulla sanità privata, no? Con decreti. Quella è la riforma, ma non certo. E qui si vende fumo. Riforma della pubblica amministrazione. Abbiamo fatto una riforma della pubblica amministrazione per la quale furono usati dei toni epocali. Era la nomina di un direttore generale, la nomina di un sottosegretario alla presidenza e la nomina di funzioni che prima erano direttori ma sono un'altra cosa. La riduzione delle direzioni da 10 a 6, ma era un fatto dovuto al fatto che gli assessori si erano ridotti per legge, e l'abbiamo venduta come una riforma della pubblica amministrazione. Governare e far credere. Però chi ha bocca poi non si può lamentare. Senta, la vicenda giudiziaria che a un certo momento aveva catalizzato le attenzioni di tutta l'Italia, che la riguardava, a che punto è? Allora, la vicenda relativa ai favoritismi che mi avevano attribuito alla consigliera di parità è stata archiviata. Quindi, però anche questa, la notizia, l'ha pubblicata un trafiletto a fondo pagina uno dei due quotidiani, dei tre quotidiani abruzzesi. Noi l'abbiamo data, le televisioni mi sembra che l'abbiamo data. Non lo so, poi non le vedo tutte le televisioni, però tanto per dirle, gli altri, però è una notizia importante, cioè io avrei favorito la consigliera di parità, sia con l'Aquila, facendola diventare consigliera di parità, i progetti sull'Aquila, è stata archiviata. L'altra invece, quella dei rimborsi? L'altra, per quanto riguarda i rimborsi, andrà avanti, perché la Procura di Pescara è stata trasferita a Roma la competenza, andrà avanti fino a quando non avrò la possibilità di dimostrare che il biglietto di mia moglie l'ho pagato io, che devo fare? È solo quello che no, aspetta, c'è il biglietto di mia moglie che dice che ho fatto pagare alla regione il biglietto della moglie, invece l'ho pagato io. Dicono che avrei fatto pagare la famosa truffa perché avrei detto che in una stanza eravamo da solo, invece eravamo in due, nella fattura c'era scritto due, quindi voglio dire, c'era tutto in maniera regolare, quindi la truffa, non ci sarà la truffa per quanto riguarda la famosa stanza 114. Poi mi vengono contestate alcune questioni di peculato, per esempio tutti i viaggi che ho fatto all'estero, siccome nella dicitura
no, non solo all'estero, anche a Taormina, a Capri. Giustamente uno pensa a Taormina, chiude, che ci va a fare la vacanza, noi a far pagare a Capri, che ci va a fare la vacanza, perché nei rendiconti, che non ho mai fatto io ovviamente, c'era scritto visita istituzionale, così come prassi nella regione da allora, tanti io anni. Penso che sono stato invece a Taormina ero andata a parlare, a un confronto con il ministro Sacconi in un'occasione di una... A Capri era l'unione industriale. Confindustria. A Bruxelles c'ero andato per le questioni, a Roma per la presenza della Repubblica, cioè voglio dire... Allora, adesso che sono stato a Milano... Poi ci sono alcuni ristoranti che mi dice, ma te eravate in due, avete speso 100, avete speso, ma ristoranti non modici, sì. Dice, benissimo, avete speso, ma chi era? Ma chi se lo ricorda chi era il 4 febbraio del 2009, quando io, 4 febbraio voglio dire, stavo a Roma quasi tutti i giorni per la ricostruzione, per il terremoto, magari stavamo lavorando e dicevo, andiamo con un sottosegretario, magari gli dicevo, che facciamo, paghiamo a metà. Adesso cioè, tu fai la romana. Adesso che sono stato a Milano, sono stato a cena a un ristorante che lei conosce bene, che si chiama Il Vecchio Porco. Ha visto quando si paga? No, sì. 40 euro a persona. Quando, pagato, no, e stavo con, non l'avevo scelto io, l'aveva scelto l'assessore alla protezione civile della regione Lombardia, che stava venendo in Abruzzo. C'era l'assessore poi alla protezione civile della provincia, insomma erano Pino De Dominicis, c'ero io e l'autista. Questo era, quando hanno sentito che eravamo abruzzesi, questo ha detto, no, per carità, già ho avuto parecchi problemi con qualche abruzzese, perché mi ha detto che ha avuto la finanza, la polizia, esatto, eccetera, che controllava, e ci ha raccontato. Eravamo 5 persone. Ci ha raccontato 240... avete anche litigato per pagare. Sì. È vero, esatto, questo, sì. 245 euro, mi sembra di ricordare, 5 persone, mi sembra di ricordare. Che voleva pagare poi quello della Lombardia. Esatto. Detto. Allora, io ero andato lì per ringraziare la Lombardia e per avere una serie di, diciamo, come posso dire, suggerimenti per come condurre le operazioni di protezione civile della regione, come organizzarla. Eravamo col terremoto, eravamo con... Allora, questo fatto qui per me è diventato peculato. Per me il fatto di aver preteso che in Abruzzo si rispettasse la legge e che ci fossero i contratti con le cliniche private è diventato violenza privata, le cliniche private. Di solito un politico si mette dentro perché fa corruzione, perché prende dei soldi. Si sgonfierà questa inchiesta, viste le premesse, visto quello poi che c'era? Non lo so, ma le pare veramente che sono fatte violenza privata a colossi delle cliniche private che sono proprietari di televisioni e che mi facevano la violenza privata tutti i giorni? Intendo violenza, non violenza privata come reato, no, assolutamente. Come posso dire, sui telegiornali, sulle cose, ma che vabbè, quella è una forma di informazione, c'è una linea editoriale all'interno della televisione. Appunto, come faccio a fare violenza privata? Sì. Perché avrei fatto una telefonata con la quale dicevo, guardate che se non firmate i contratti, la conseguenza per legge, che è prevista dalla legge, è l'inizio delle procedure di accreditamento. Mica l'ho fatta io la legge. Senta, a proposito di violenza, è ancora sotto scorta, no? No, tra l'altro ho vissuto pure esperienze da scorta. Ecco, sì. Professionisti. Perché poi si è scoperto adesso che lei era sotto minaccia dell'ISIS. Non lo so. No, si è scoperto, visto che è venuto fuori. Io non ho mai saputo, perché ho avuto la scorta. Perché lei si diceva, si è detto, che era sotto minaccia dell'ISIS, cioè era un obiettivo sensibile dello Stato Islamico. Ma ce l'ha ancora la scorta adesso? Sa perché io sono quello, forse non lo so, ma mi viene da ridere un po' sta cosa. L'unica cosa che posso pensare che ha fatto arrabbiare l'ISIS è che io ho cercato di costruire con lo Stato di Israele, che sono leader mondiali per quanto riguarda la medicina dell'emergenza e urgenza, una relazione molto forte. L'ambasciatore israeliano in Italia è venuto diverse volte a Roma. Io ho partecipato al vertice italo-israeliano, ed eravamo seduti io, l'ambasciatore israeliano, il presidente Letta, presidente del Consiglio Enrico Letta, e Netanyahu, il presidente dell'Israele. Non so, forse hanno visto questo, che eravamo seduti noi quattro a firmare. Non so pensare, io che sono stato in Corea del Nord, allora che cosa mi possa succedere? Comunque io mi ricordo che una cosa di questo genere qui
non si diede nessuna grande importanza. Se ci fosse stato D'Alfonso avremmo fatto una settimana di feste. Beh, non è vero, perché il fatto che lei fosse sotto scorta... No, la scorta, dico il fatto di quella... Allora, la firma dell'accordo con Israele... Ah, la firma dell'accordo, sì. Vabbè. Tra Abruzzo e Israele fu firmata da me e dall'ambasciatore israeliano alla firma, con la controfirma di Netanyahu e di Letta. Ognuno comunica, cioè, come meglio crede. Non è comunica, ma che devo fare? Cioè, D'Alfonso non potevo fare è un grande comunicatore, questo bisogna riconoscerlo. Ma chi non lo riconosce? Il suo pregio. Io sono contento di averla avuta ospite questa sera, perché abbiamo fatto una chiacchierata un po' come si faceva una volta, no, però la vedo più rilassata, più tranquilla, e questo rispetto a un anno fa. E questo, insomma, per chi la conosce da tanti anni è una... Sì, ma non è che io ho messo i remi in barca, eh. A proposito... Stiamo aspettando, voglio vedere un po' come... Facciamo, dagli un anno di tempo, poi cominciamo a intervenire. Qualcuno dice che il suo prossimo obiettivo è la candidatura alla Camera dei Deputati, è vero? Questo è lo sport principale. Io so una cosa, anche questo mi ha insegnato la politica, che non puoi fare nessun tipo di previsione che superi, non nel lungo termine, che superi 3-4 mesi. Allora, entro 3-4 mesi ci sono le elezioni politiche? No. E allora non è un... Però lei a qualcosa aspira ancora, a rimanere in politica perlomeno lo può dire questo. Ma intanto no? Spero, aspiro a difendere l'Abruzzo e i miglioramenti che sono stati apportati in Abruzzo. Io ormai sono, cioè, uno che ha fatto il presidente dell'Abruzzo e che oggi presidente emerito dell'Abruzzo è legato fortemente, c'è, cioè, un fatto, certo, sentimentale. Non può tornare a forte fare il sindaco di Teramo. Per me, no, ma che se. Il sindaco di Teramo è un impegno gravosissimo. Cioè, oggi fare il sindaco di una città, nelle condizioni in cui il governo Renzi sta mettendo secondo me i comuni, è un cioè, allora, sai chi ci andrà a fare il sindaco nei prossimi anni? O l'inconsapevole, o quello che spera di guadagnarci in qualche modo. Lo spregiudicato. Lo spregiudicato. Perché con questo governo e quello che stanno apprestando i comuni, questi manco se ne rendono conto, è drammatico. I sindaci saranno i tassatori. Gli metti, è come se gli mettessi una pistola in fronte al sindaco e dici: adesso tassa i tuoi cittadini, crepali. Se no ti... Pum. Chiudiamo con una battuta. L'ultima, la penultima volta che è stato qui, forse la penultima volta che è stato mio ospite qui, oltre un anno fa, lei aveva il telefono dove ce l'ha adesso, suona adesso e suonava anche prima. La differenza è che l'ultima volta che le suonò dentro questo studio era Berlusconi che la cercava. Adesso forse sarà qualche cliente dello studio. No, 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 no. In questo momento vedo che... No, non voglio sapere chi è che la chiama, no, però ecco. In questo momento è Salvini, questa, vedo, che è il nuovo leader del centro-destra. Grazie a Gianni Chiodi, è stato un piacere. Grazie, buonasera a voi. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.